Ben ritrovati, come sempre diciamo all'inizio dell'appuntamento informativo di questa rete televisiva. Beh, il ritorno del muro perché hanno iniziato, insomma, ad alzare questa barriera che sarà lunga 250 metri al Brennero ad opera degli austriaci. La domanda che abbiamo posto nelle precedenti edizioni del telegiornale, grazie, dottor Commisso. Serracchiani, Salvini, Grillo, stessa pasta, populismo volgare, urlo e intolleranza. Sei d'accordo? Il 53% dei nostri telespettatori ha risposto no, il restante 47% invece direttore ha risposto sì. E quest'oggi, proprio in merito a quanto sta accadendo al Brennero con l'Austria che ha deciso di alzare le paratoie per difendersi dall'arrivo di ulteriori clandestini, in Italia è tornata a risuonare quella voce che vorrebbe anche il nostro paese e chiudere le frontiere con l'Austria perché altrimenti ci sarà un arrivo inverosimile di persone trovandosi chiusa poi la strada. Chiudere le frontiere come l'Austria, altrimenti si rischia l'invasione. Questa è la domanda in merito a quanto è stato detto quest'oggi da molti esponenti politici e non. Questa è la domanda, quindi se volete potete telefonare, mandare i vostri messaggi. Vuole leggerla? Chiudere le frontiere come l'Austria, altrimenti si rischia l'invasione. Siete d'accordo? Lei cosa ne pensa? Direi che sarebbe ora, direttore. Cioè, richiudere le frontiere. A mali estremi, estremi rimedi. Però chiudere le frontiere significa che l'Europa ha fallito sotto tutti i punti di vista. Direttore, ma l'Europa ha già fallito. No, sì, ma su questo, allora, se vogliamo andare a dirla tutta, l'Europa non esiste nemmeno. L'Europa intesa come Europa unita è l'Europa dei popoli, nemmeno questo, no, esiste. Esiste l'Europa finanziaria. L'euro, questo sì, esiste e ce ne siamo accorti tutti. Poi neanche tutti gli stati vogliono l'euro, sono all'interno della comunità Ci europea, ma non vogliono sono stati l'euro. che sono in comunità europea, che sono, fanno parte Europa, ma continuano ad avere la loro valuta. Questo per farvi capire l'unità del paese Europa. Apriamo il giornale, terribile incidente domestico a Guaderni di Villafranca, siamo nel Veronese, un uomo è deceduto mentre stava potando l'albero ed è rimasto ferito con la motosega. Alessio Conforti. Ad accorgersi della situazione ormai gravissima era stata la moglie questa mattina affacciandosi dalla finestra e chiamando il marito a gran voce per una commissione, ma il suo corpo era già riverso a terra, tragedia intorno alle 11 a Quaderni di Villafranca nel Veronese, dove un uomo di 56 anni, Vincenzo Zago, si è ferito mortalmente mentre stava potando alcuni rami del pino nella sua villetta. Secondo una primissima ricostruzione, l'uomo avrebbe posizionato la scala salendo con la motosega e iniziando il suo lavoro. Quindi, per ragioni ancora in fase di accertamento, sarebbe caduto al suolo, tagliandosi gravemente all'altezza del collo e recedendosi la giugulare. La moglie quindi ha fatto scattare subito i soccorsi, ma nonostante il tempestivo arrivo delle sue M118 sul posto con l'elisoccorso, Zago non è riuscito a sopravvivere. La salma è stata trasportata alle celle mortuarie del cimitero di Villafranca per l'esame del medico, indagini e rilievi affidati ai carabinieri della locale compagnia. Minuti. Ma nel tardo pomeriggio di oggi all'istituto alberghiero Artusi di Recoaro Terme, siamo nel Vicentino. Secondo le prime informazioni, una ragazza di 14 anni, studentessa del primo anno della scuola, ha accusato un malore improvviso durante l'ora di educazione fisica. La giovane stava svolgendo l'attività sportiva con le compagne all'interno della palestra della scuola quando all'improvviso si è accasciata, colta da un malore e non si è più ripresa. Grave incidente stradale questa mattina alle 8:30, siamo sulla strada statale Pontebane, comune di Pordenone, per cause che sono al vaglio della polizia stradale. Si sono scontrate all'altezza di una rotatoria una Fiat Punto condotta da un 75enne di Cordenons ed una bicicletta in sella alla quale c'era una 47enne, anche lei residente a Cordenons. La vera e la peggio è stata quest'ultima che a causa del violento impatto è caduta rovinosamente a terra. Soccorsa dal personale del 118 è stata trasportata in ambulanza in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Beh, ci sono queste belle rotatorie, però bisognerebbe fare dei corsi accelerati, ma io dico,
fare dei corsi accelerati per capire come impegnare la rotonda, perché accadono delle cose incredibili. Pensano che all'interno della rotonda bisogna dare la precedenza a destra. Non è che quando una vettura è all'interno devi automaticamente dare la precedenza, perché chi entra per primo, no, tu arrivi e ti passano le vetture. Poi magari ti fanno anche le gesta, perché cioè, sono veramente incredibili. Minaccia il convivente della ex moglie con una scacciacani, attimi di paura, fossalta di pieve, Alessio Conforti. Prima si era avvicinato al rivale in amore, attuale convivente della sua ex moglie, e poi, senza tanti giri di parole, aveva estratto una pistola puntandola verso di lui, probabilmente intimandogli di lasciarla perdere. Attimi di paura, fossalta di Piave, presso l'esercizio commerciale Vittoria di Via Mazzini, dove un san donatese di 59 anni, pregiudicato, ha minacciato un cittadino kosovaro residente nella piccola cittadina sulle rive del Piave, attuale fidanzato della donna che con lui era convolata a nozze diversi anni fa. L'azione era stata messa in atto con una pistola che a seguito di perquisizione domiciliare è risultata essere di tipo scacciacani ma con tappo rosso rimosso. La natura di questi dissapori sono probabilmente da ricondurre all'attuale situazione di convivenza dell'ex compagna con la vittima. Il san donatese quindi è stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di minacce aggravate grazie al lavoro dei carabinieri di San Donà di Piave che con un'opera certosina hanno ricostruito la vicenda in pochissime ore arrivando ad identificare l'autore del gesto. Carabinieri invece di San Martino di Venezia hanno denunciato un libero professionista e 5 dipendenti di un istituto di credito che lo hanno aiutato a sottrarre alla moglie 90.000 euro. Il libero professionista 53enne, con la complicità di 5 dipendenti di un istituto bancario del Medio Polesine, avrebbe messo a segno un raggiro a danno della consorte, sottraendo dal conto corrente della donna, come dicevamo, ben 90.000 euro. Un commerciante si ribella e fa arrestare una ladra. Rosario Padovano. Il fatto accade in via Don Tosato a Mestre. Un dipendente di un negozio situato all'interno del centro commerciale Auchan ha riferito di aver fermato una persona che si era resa responsabile di furto. Sul posto si è recata, ed è ormai un'abitudine frequente, la volante della questura di Venezia, che ha identificato la persona fermata. Si tratta di una donna, E.P.A., nata in Romania nel 1981. La stessa aveva cercato di rubare vestiti per un valore di 102 euro. La merce, tra l'altro, è risultata danneggiata e non si può più rivendere, quindi il danno è ben delineato. Alla persona fermata sono state viste due donne, le quali erano riuscite a darsi alla fuga. Si trattava di un gruppo di tre ladre. EPA è stata quindi denunciata per furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Gli specialisti del taccheggio sono tra noi. Puntiamo le fionde. Fermati 7 stranieri a Vedano Lambro dalla squadra mobile di Vicenza e dal commissariato di Monza per vari furti nel nord Italia, tra cui quello a Bottega Veneta La Banda. Parte specializzata in furti su commissione di segreti aziendali e dati sensibili era finita da tempo nel mirino degli inquirenti che sospettavano un piano per un possibile colpo in provincia di Vicenza. Quando si è scoperto il furto di borse e computer alla Bottega Veneta, il cerchio si è chiuso attorno ai fermati che avevano stoccato la merce nel magazzino a Monza. Si tratta di un ucraino, 3 romeni e 3 moldavi, tra cui 2 donne, tutti già noti alla polizia. E allora cosa stavano a fare qui se sono noti alla polizia? Voi sapete che al Brennero sono iniziati i lavori per la costruzione di questa barriera di 250 metri che andrà poi a occupare sia la strada statale sia l'autostrada. Un vero e proprio confine, perché gli austriaci hanno detto: noi non ci fidiamo di chi? Dell'Italia. In Italia entra di tutto e di più e noi vogliamo controllare. Prima o dopo doveva capitare, è inutile che qualcuno si strappi le vesti o i capelli, ma è così. Interviene sull'argomento la governatrice del Friuli Venezia Giulia, Deborah Siracchiani, che è vice segretaria nazionale del Partito Democratico. Crediamo che frontiere interne non siano la soluzione, ma che viceversa si debbano trovare dei meccanismi
comunitari per quanto riguarda i flussi migratori. Tentativi ne abbiamo fatti, purtroppo siamo ancora lontani dal trovare delle soluzioni. L'Italia sta facendo la sua parte, anche l'Austria evidentemente dovrebbe fare la sua. Da questo punto di vista va rilevato anche che i danni economici della chiusura del Brennero possono essere estremamente importanti, come è stato rilevato anche da Conftrasporto, e ovviamente la preoccupazione che abbiamo anche nella nostra regione è quella di un controllo costante, un monitoraggio costante dei flussi, anche perché evidentemente questa chiusura può determinare delle rotte diverse e anche portare dei problemi al Friuli Venezia Giulia. Ci stiamo attrezzando, come è noto, e da tempo per tutto quello che può accadere, sia per quanto riguarda la prima accoglienza, sia per quanto riguarda lo smistamento sul territorio, sia soprattutto per quanto riguarda l'ordine pubblico e la vigilanza, però siamo anche consapevoli che questo ragionamento deve essere fatto con il governo italiano e con il governo italiano insieme agli altri governi europei. Noi quella logica non l'abbandoniamo e speriamo che il dialogo con l'Austria ci permetta anche di fargli riconsiderare la posizione che hanno in questo momento e anche cercare di creare le condizioni di una maggiore collaborazione tra i paesi europei. Da dire al fare c'è sempre di mezzo al mare, perché gli austriaci hanno detto basta, l'Ungheria ha detto basta, per non parlare poi degli altri paesi che hanno detto assolutamente no, Inghilterra, Norvegia, Svezia, vi ricordate la Svezia, paese multiculturale, adesso ha detto Fertig e li sta mandando indietro, solo che mandandoli indietro dove arrivano? In Friuli Venezia Giulia, primo. Tarvisio è diventato è diventata una base di smistamento. Ma vi accorgete quando camminate per strada o no? Cioè, mi accorgo io, capisco, ma vi state accorgendo di quanti giovani, non vedo famiglie, non vedo bambini, non vedo donne, vedo giovani che dovrebbero imbracciare le armi. Ma dov'è la guerra in Afghanistan? Dov'è la guerra in Marocco? Dov'è la guerra in Pakistan? Allora non prendiamoci in giro, perché allora veramente ci stiamo prendendo in giro, e apriamo le porte affinché questa invasione ci porti, vi porti veramente ad essere sottomessi. Primo ospite, grazie. Sì, direttore, abbiamo Vania Gava. Gava, allora, meglio subire qualche danno economico, come ha detto la Presidente Serracchiani, oppure tutelare le nostre frontiere, soprattutto la nostra nazione, dall'invasione continua di questi clandestini? Buonasera, allora l'Austria sta facendo quello che dovrebbe fare, avrebbe dovuto fare l'Italia già mesi fa. Ha iniziato Orban con l'Ungheria ad innalzare un muro, adesso lo sta facendo l'Austria, ma è giusto, perché noi non possiamo pensare di accogliere tutti. Oggi è arrivato il report che abbiamo già portato a casa 24.000 immigrati, cioè il doppio dei primi mesi dell'anno scorso. Se andiamo avanti così, lo vediamo che non possiamo andare da nessuna parte, anche perché non è gente che fugge dalle guerre, ma è gente in cerca probabilmente di un futuro che pensa di avere migliore, che così non è, perché lo vediamo tutti com'è la nostra situazione economica nel nostro paese. E quindi è impensabile, oramai la zona di Tarvisio, la zona di confine è diventata una groviera, cioè entrano dappertutto e non possiamo mantenere tutti. Quindi l'Austria ha fatto benissimo, la Serracchiani sta dicendo ci stiamo attrezzando di che cosa? Che i sindaci, l'accoglienza diffusa è stata un flop, non stanno facendo assolutamente nulla, anzi, visto che è la numero due del PD, fossi in lei andrei da Renzi a dire magari di fare qualcosa di più per il nostro paese. Ecco Vani, abbiamo ancora 20 secondi, lei che segue anche le politiche legate all'immigrazione in seno alla segreteria regionale della Lega, cosa farebbe per arginare questa situazione, oltre ad essere vice sindaco di Sacile? Sicuramente, ripeto, nella posizione della Serracchiani, visto che lei è il numero due, io andrei a parlare con Renzi e anche con Mattarella, perché vadano in Europa a fare davvero qualcosa e a cambiare questa situazione, altrimenti ritirerei le nostre imbarcazioni, le nostre flotte, non andrei a salvare proprio nessuno e comincerei a tutelare davvero i miei confini. Vania Gava, grazie. Perché anche questa è, diciamo, una mistificazione, no? Perché prima andavamo noi a prendere, e allora ti dicevano, siccome vai tu a prenderli, una volta che salgono sulla nave italiana, tu sei obbligato
a portarteli in Italia. Poi hanno fatto Frontex. Tutta Europa ci dà una mano. Vi ricordate le dichiarazioni? Allora ti ha mandato, fino in Romania ha mandato qui le navi, però attenzione, vanno a recuperare anche in Libia le persone e poi le sbarcano in Sicilia o in Sardegna. Allora dico, dov'è l'Europa? Ah, perché mette a disposizione le navi e quindi si fa pagare, va a recuperarli e poi te li scarica, diciamo, sul nostro paese. Vedete la situazione incredibile? Quindi anche Frontex è una grande mistificazione. L'Europa se ne sta lavando le mani come sempre ha fatto, iniziando dalla guerra nella ex Jugoslavia, tanto per essere chiari. Biennale di Venezia blindata, guardie armate contro il terrorismo in vista del noto evento che durerà 6 mesi, Alessio Conforti. Non basteranno i controlli già serrati, predisposti dalle forze dell'ordine che già da mesi stanno controllando 24 ore su 24 gli accessi da e per Venezia. In vista della prossima edizione della Biennale di Architettura in Laguna dal 28 maggio al 27 novembre, la sicurezza verrà rafforzata con guardie armate di mitra che affiancheranno in entrata gli addetti al controllo dei bagagli. Trattasi di ben 20 uomini presenti per tutti i 6 mesi che verranno assunti dalla stessa Biennale attraverso un bando pubblico. Trattasi di fatto di una novità assoluta mai accaduta nel corso degli anni addietro. Ma data la situazione relativa all'allerta terrorismo, la misura si rende necessaria considerato anche l'alto valore dei soggetti provenienti da tutto il mondo che per tutti gli oltre 180 giorni prenderanno parte all'evento. Le procedure saranno standardizzate sia per il controllo dei biglietti che per quello di zaini e borse che verranno controllate una ad una. La maggior parte delle guardie armate sarà dunque concentrata agli accessi, ma una parte di loro girerà anche all'interno. Una misura che a Venezia si aggiunge ai metal detector all'ingresso delle gallerie dell'Accademia e le guardie armate solo in notturna per i musei civici. La costruzione di una barriera al confine con l'Italia è uno sfregio ai principi stessi dell'Unione Europea, lo ha affermato l'europarlamentare del PD, vice capo delegazione italiana del gruppo SD, Isabella De Monte. Rimaniamo in tema di clandestini, Omar Costantini da Udine. Si è alzato ufficialmente la voce, mostrando i muscoli a Bruxelles, erigendo al valico del Brennero il cosiddetto muro anticlandestino. Le dici che dopo... Una decisione forte, secondo gli esperti, fuori tempo, lontana dal concetto di Europa, una terra che per secoli ha unito sotto la sua aquila 14 popoli di etnia e razza diversa. Il mondo gira e i tempi cambiano. L'Austria, piaccia o non piaccia, ha messo in pratica il concetto di sovranità popolare. Alla faccia di quell'Europa di burocrati e banchieri, bravi a ricamare diktat dai loro uffici belgo-franco-britannico-tedesco. E l'Italia? L'Italia guarda, ricorda un vegetale in attesa che gli stacchino la spina. Ora la sella di Tarvisio diventa l'unica via percorribile per i clandestini e per quella piccolissima percentuale di persone in fuga da guerre che trovano l'unico varco penetrabile tra le maglie ermetiche rette lungo la rotta balcanica. Fino a quando buttiamo soldi con il control Q per la falsa accoglienza, di certo non per i migranti, ma per gli amici che ingrassano il loro conto corrente, non si va da nessuna parte. La vera vergogna è continuare a credere in una classe dirigente politica, la quale, da una sponda all'altra, meglio delle mangrovie, si attorcigliano tra loro per i loro esclusivi interessi. Ma il popolo è bue, facilmente manipolabile. Udine, 2 minuti con l'ospite, vabbè, esserci Omar Costantini con la Barbara Zilli, consigliere regionale. Sì, grazie direttore. Allora, Barbara Zilli, abbiamo visto che l'Austria mostra i muscoli, mentre da noi si esterna soltanto cose con la bocca. Questa è la realtà dei fatti. Sì, cose con la bocca senza nemmeno riflettere, perché è evidente che l'Austria ha esercitato soltanto il suo sacrosanto diritto a tutelare i suoi confini e l'Italia continua ad attendere, ad accogliere, a farsi da modello, e il Friuli Venezia Giulia in particolare per gli altri stati, senza rivendicare un vero ruolo in seno all'Europa, un'Europa che ha fallito, e la chiusura del Brennero di oggi dimostra ancora una volta come siamo perdenti su tutti i fronti, certo, su questa partita dell'immigrazione. Le tiro
però le orecchie. Il suo segretario federale ha detto è giusto chiudere i confini. Si è dimenticato però che anche Tarvisio è aperto. Sì, ma purtroppo... Bisogna avvisarlo di queste cose. Lo sa benissimo. È che purtroppo qui noi non governiamo e quindi attendiamo tempi migliori. Senta, in attesa che la sbarra si riabbassi e magari colpisca, come si dice, nel posto giusto, c'è da dire che anche Udine è diventata una sorta di spiaggia a cielo aperto dove si vede ogni sera qualcosa di incredibile. La stazione continua a riempirsi il sottopasso, però va tutto bene, va tutto bene. Sì, va tutto bene. Alla fine, se qualcuno vuole fare improvvisare un'accoglienza perché ha un po' di buon cuore e penso alle associazioni che comunque dovrebbero stare un po' più al loro posto, di fatto vengono bacchettate. Non c'è assolutamente la volontà da parte della giunta regionale di farsi carico del problema e di rappresentarlo a Roma. Sono ancora in attesa, dopo ormai una settimana, della convocazione effettiva della commissione per conoscere i dati effettivi e le soluzioni proposte dalla Serracchiani sull'immigrazione. Ma l'ha mandata in calce o in email? L'ho mandata con il protocollo del Consiglio regionale. Bene. Quindi è assolutamente la modalità formale corretta. Grazie Barbara Zilli per il suo intervento. La linea torna a Pordenone al direttore. Barriera, diciamo, per i profughi al Brennero che potrebbe causare ripercussioni anche per lo stesso turismo veneto. Alessio Conforti. Pensiamo solo al traffico da e per il lago di Garda, ma di riflesso anche per tutte le località del Triveneto. L'annuncio da parte dell'Austria di realizzare una barriera anti-migranti potrebbe avere delle ripercussioni anche per il turismo veneto, che nel Brennero ha trovato negli anni un collaboratore importante nei collegamenti tra il Nord Europa e l'Italia. Ma l'emergenza immigrazione impone agli Stati membri di adottare scelte imprescindibili, come quelle decise da Vienna, che alzerà barriere della lunghezza di 250 metri, comprendendo anche l'autostrada e la strada statale. In una prima fase saranno smontati i guardrail e verrà modificata la segnaletica stradale. I controlli del traffico leggero e pesante saranno effettuati in un parcheggio a nord del confine. Nei prossimi giorni sarà anche allestito un centro di registrazione. L'Austria, insomma, fa sul serio perché, parola del presidente Heinz Fischer, tra l'altro europeista convinto, servono più controlli per chi vuole entrare in Europa. Da capire realmente quanti disagi comporterà le aziende che lavorano con l'export verso il nord, e nel Triveneto sono a migliaia, ma soprattutto cosa potrà accadere anche in chiave turistica a poche settimane dall'inizio dell'estate 2016. I controlli potrebbero partire in fine a maggio, ma sarà il ministro degli interni a Vienna a stabilire l'effettivo avvio secondo il reale flusso di migranti. Rimaniamo in Veneto, vediamo se c'è il presidente regionale della Confturismo, appunto, del Veneto, Marco Michielli, insieme a Rosario Padovano. Michielli, una chiosa su questo argomento, una soluzione appare difficile. L'Austria sembra convinta. L'Austria è convinta, ha problemi anche di politica interna, per cui vede crescere sempre di più la destra populista, xenofoba, quindi ha bisogno di dare dei segnali, il governo ha bisogno di dare dei segnali in quella direzione. Io credo che la soluzione deve essere europea, nel senso che noi non possiamo riproporre il comportamento che abbiamo tenuto durante tutti questi anni, perché diciamocelo chiaramente, sbarcavano in Sicilia, la mattina dopo li accompagnavamo al Brennero. E bisognerà a un certo momento decidere di respingerli. Non potremo farlo solo noi italiani, dovranno arrivare una nave tedesca, una nave francese, una nave inglese se decidiamo di respingerli, e la responsabilità se le prenderà l'intera Europa. Non possiamo diventare, uso un termine orrendo ma che ho letto sul più importante quotidiano italiano, la discarica del Mediterraneo, noi e la Grecia, diventare il posto dove arrivano tutte queste persone. L'immagine turistica di Grecia e Italia è già compromessa, secondo lei, Presidente? No, la nostra non è compromessa, quella greca è compromessa parzialmente per quel che riguarda alcune meravigliose isole. Ma adesso arriva il Papa. Il Papa in Grecia? Sì, a Lesbo, sabato. A posto. Quindi adesso, andrà su tutti i giornali ovviamente la cosa e via. Per quel che riguarda l'Italia, per il momento dalle Alpi alla Sicilia non c'è il sentore, per quel che riguardano le prenotazioni, i flussi, le cose, della sussistenza odierna di questo problema. Però voi capite che se si avverano solo in una decima parte dei numeri di cui sta parlando il governo, di sbarchi in Puglia e in Sicilia... Sì, ma qui il governo unitario della Libia, appoggiato anche dal nostro governo italiano, deve darsi da fare. 10 secondi.
Governo unitario della Libia è una bella espressione. Io mi auguro fermamente che la Libia riesca. Però Renzi è molto convinto che debba funzionare questo governo qua in Libia. Grazie Marco Michielli, è finito il tempo. Linea alla redazione centrale. Non riusciamo a convincere New Delhi, figuriamo se riusciamo a convincere la Libia, dove a malapena sono riusciti, no, a creare un governo che non è nemmeno partito sostenuto dall'ONU. E vedendo cosa ha fatto l'ONU con Srebrenica e con altre capitali della morte, ho seri dubbi su quel governo libico, su quel governo libico. Non bisognava non uccidere Gheddafi, bisognava non prendere, no, quello che dicevano i francesi e gli inglesi per oro colato, e invece, come sempre, si è calato le braghe ed ecco qua il risultato. Allora, due persone denunciate dalla Polizia di Stato per percosse, una pattuglia ieri sera dopo le 20:15 si è portata in via Valle, siamo nel quartiere di Valle Noncello, dove vicino alla chiesetta Ruperto e Leonardo vi era un 23enne ghanese residente in città che poco prima aveva subito le percosse senza però riportare ferite. Poco distante i poliziotti hanno intracciato un 32enne connazionale residente a San Fiore e un 24enne di nazionalità russa residente a San Vito al Tagliamento, denunciati per percosse. Sembrerebbe che all'origine ci fosse un debito non pagato, tesi che comunque il 24enne ghanese ha respinto fermamente. Allora, io non capisco chi bestemmia. Non capisco per un semplice motivo, vabbè che dalle nostre parti è un punto e virgola, no, purtroppo dico, però se uno ci crede è un deficiente a bestemmiare, no? Se uno non ci crede e bestemmia, allora deve un attimino fermarsi e una visita. Se poi lo fa un docente all'interno di una scuola, allora qui... Perché a me è giunta voce, da persone insomma... rappresentanti di classe, che all'istituto tecnico Sarpi di Servito al Tagliamento c'è un docente che bestemmia in classe. E questa cosa è già stata portata all'attenzione del dirigente scolastico, il quale insomma non è che abbia preso di petto la questione, ha chiamato il docente e ha detto: senti, io capisco che tu fai tanti bei lavori, però in questo momento sei un docente e in questo momento devi insegnare come ci si comporta, perché altrimenti non si è bravi educatori, allora meglio fare altri lavori dove ci si riesce a concretizzare, piuttosto che dire vabbè faccio anche questo. Per il momento diciamo allora in forma generale che il dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Sarpi di Servito al Tagliamento dovrebbe intervenire dicendo a questo docente che forse può bestemmiare a casa sua, nel suo ufficio, nel suo cesso, ma in classe assolutamente no. E mi fermo qui per il momento. Allora, questa mattina invece, sette persone, percorrendo Piazza San Marco, erano in sella alla bicicletta e sono scivolate rovinosamente a terra. C'è anche qualcuno che ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per contusioni al femore, alle braccia e quant'altro. Cosa è accaduto? È accaduto questo, che l'AGEA, che è appunto l'azienda speciale preposta per la raccolta dei rifiuti, per le piante, i fiori, ha usato un diserbante, un micronizzatore particolare che viene usato, è un'ultima scoperta, e viene usato proprio per far sì che non cresca l'erba. Questo diserbante, questo micronizzatore, non ha avuto effetti, diciamo, particolari sull'asfalto, mentre si sono accorti dopo queste cadute che in questa zona che vedete appunto recintata, questa nuova tecnica, che tra l'altro è sponsorizzata dalla regione, crea sul porfido una patina oleosa. E questa patina oleosa questa mattina è stata, diciamo, l'input per circa sette ciclisti che sono caduti rovinosamente a terra.
Il dottor Luca Mariotto, amministratore unico della GEA, mi ha chiamato personalmente pregandomi di dire che la GEA si scusa ovviamente per quanto è accaduto, pagherà gli eventuali danni perché è responsabile giustamente di quanto è accaduto, però ripete l'amministratore, e io ci credo, che il tutto è stato fatto in buona fede, cioè questo micronizzatore usato sull'asfalto, questo diserbante, no? non crea questa patina oleosa, sul porfido invece ha creato questa patina oleosa. E quindi Luca, il dottor Mariotto, ripeto, amministratore unico della GEA, ha detto che sono mortificati di quanto è accaduto, e poi sono intervenuti altri operai della GEA che hanno ripulito e messo la sabbia per far sì che... Ed è stato un momento pericoloso, hai capito? Molto pericoloso. La pediatria di Latisana. Voi sapete che c'è, diciamo, una questione aperta, Latisana, manifestazione, comitati. Quest'oggi a Latisana c'è stata la presenza della governatrice del Friuli Venezia Giulia Serracchiani, che ha incontrato i membri del comitato Nascere a Latisana. Allora, la dichiarazione della governatrice. È stata l'occasione per uno scambio di battute, prima con il sindaco Benigno di Latisana e poi anche con i membri del comitato, ai quali ho detto con grande chiarezza che ho colto la loro richiesta di superare tutte le criticità che riguardano la pediatria. Quello è un tema fondamentale, al di là del punto nascita il tema della pediatria è e resta fondamentale anche e soprattutto per l'ospedale di Latisana. Noi stiamo lavorando per raccogliere tutti i dati, proprio perché voglio mostrare dei dati e anche acquisire tutte le relazioni delle direzioni sia di Palmanova che di Latisana, perché credo che bisogna anche lavorare su dati certi e sulla possibilità di lavorare anche non soltanto sulle intenzioni ma anche su qualcosa di concreto. L'ospedale di Latisana deve diventare l'ospedale d'eccellenza per l'emergenza e l'urgenza proprio per le distanze, ma deve essere anche un ospedale che, oltre a garantire la pediatria come già fa per tutto l'ambito diurno dalle 8 alle 20, deve anche garantire la possibilità di un accesso notturno per le situazioni di emergenza. Come abbiamo dimostrato, come dimostreremo, questo può avvenire assolutamente sulla Tisana e nei casi nei quali sarà necessario, come del resto già avviene ancora prima dell'intervento sul punto nascita, dare la garanzia di un trasporto senza problemi per Palmanovo o per gli ospedali nei quali devono essere accolti i pazienti. Emanuela Zamparo, ben ritrovati. Innanzitutto arriva la bella stagione, si cominciano a programmare le vacanze, quindi i viaggi. Che consigli si sente di dare ai nostri telespettatori? Certo, arriva la bella stagione, arriva il periodo di viaggi anche in paesi molto diversi dal nostro. E allora cosa facciamo perché il viaggio non si trasformi in un brutto ricordo? Dopo aver scelto la meta, informiamoci sul clima, sugli usi, sui costumi, sulla politica, ma non informandoci con il fai da te, ma andando a consultare il sito del Ministero Viaggiare Sicuri, dove ci sono tutte le ultime allerte sia sulle malattie, sulle epidemie, sia sulla situazione politica. Fatto ciò, andiamo a consultare anche il nostro medico curante, soprattutto se viaggiamo con bambini, con persone, oppure se siamo persone anziane affette da malattie croniche tipo diabete, ipertensione, cardiopatie, se siamo donne gravide. E una volta fatto questo, ottenuto il benestare, andiamo all'ambulatorio per la medicina dei viaggi, dove riceveremo tutti i consigli più idonei e dove verremo sottoposti alle vaccinazioni, anche se tutti dovremmo avere già le vaccinazioni di base come difterite, tetano, polio, epatiti, ma di queste parleremo prossimamente. È opportuno anche prima di partire andare dal dentista, perché essere colti dal mal di denti mentre siamo in viaggio e magari in un paese del terzo mondo diventa una cosa abbastanza difficile e anche rischiosa talvolta. E ricordiamoci anche di fare un'assicurazione nel nostro pacchetto viaggio, un'assicurazione che ci permetta eventualmente di rientrare senza costi aggiuntivi. Fatto questo, prepariamo un piccolo bagaglio farmaceutico con i farmaci che usiamo abitualmente e anche con altri farmaci da portare in viaggio e ricordiamoci tutti i movimenti da fare nel viaggio aereo perché le gambe non si gonfino, perché non diventiamo sordi, e una volta arrivati facciamo molta attenzione a cibi e bevande, soprattutto all'acqua e al ghiaccio per non essere colti dalla diarrea del viaggiatore. Ghiaccio. Molti scivolano sul ghiaccio. Tanti.
E ricordiamoci che il sole, per esempio, dei tropici non è il nostro Bene. Sole. Ricordiamoci delle zanzare, degli incidenti, delle malattie sessualmente trasmesse. Emanuela Zamparo, grazie come sempre. Responsabile del Dipartimento Malattie Infettive al Policlinico San Giorgio. Questa è la carica, insomma, della dottoressa Zamparo. Grazie. Fumo nella cabina pilotaggio, atterraggio d'emergenza intorno alle 13 all'aeroporto Marco Polo di Venezia. A far scattare l'allarme il pilota della compagnia British Airways, decollato all'11.40 dall'aeroporto di Dubrovnik e diretto a Londra. Nel tragitto si è tuttavia verificato il guasto, dovuto con molta probabilità ad un problema tecnico. Una volta atterrato, il velivolo è stato messo in sicurezza grazie al lavoro dei vigili del fuoco di Mestre. Nessun passeggero ha riportato conseguenze fisiche. Maxi sequestro invece della Guardia di Finanza al centro di ingrosso cinese a Padova, messi i sigilli ad oltre 1 milione di prodotti non sicuri e potenzialmente pericolosi. Alessio Conforti. Prodotti pronti ad essere messi in commercio in tutta Italia, ma sigillati grazie al fiuto dei Baschi Verdi. La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato più di 1.235.000 articoli tra accessori di moda, materiale informatico e giocattoli ritenuti non sicuri. L'operazione è stata svolta in due interventi, il primo presso una ditta all'interno del centro ingrosso Cina di Padova, il secondo in un magazzino di una società nelle vicinanze dello stesso centro. In entrambi i casi si tratta di due grossisti cinesi che si occupano poi di rifornire dettaglianti ed ambulanti. Si tratta di prodotti di vario genere che non rispettano gli standard di sicurezza richiesti dalle normative nazionali ed europee, con conseguente possibile rischio per la salute. In particolare sono stati rinvenuti giocattoli per neonati, accessori per capelli e perline in plastica assimilabili a giocattoli, prodotti per la bellezza, ma anche webcam, auricolari, caricabatterie ed altri materiali informatico di utilizzo comune. Arrestato l'assassino di Nerina Zennaro Molinaro, l'anziana uccisa lo scorso 22 gennaio. Ricordate poi l'uomo per nascondere il tutto aprì il gas e fece saltare l'appartamento sfiorando la strage. Beh, è stato trovato, si tratta di un pordenonese originario di Pordenone, venditore porta a porta di aspirapolveri, residente in quel di Trieste. Il servizio, Omar Costantini. È stato arrestato l'assassino di Nerina Zennaro Molinari, l'anziana di 87 anni, trovata morta nel suo appartamento di via Puccini a Trieste il 22 gennaio scorso. Un 42enne, già noto alle forze dell'ordine, residente nel capoluogo giuliano, è stato arrestato dopo alcune settimane di indagini della squadra mobile coordinate dalla procura giuliana. L'arrestato, che in passato aveva commesso reati e danni di persone anziane contro il patrimonio, è stato incastrato proprio da alcuni oggetti di proprietà della donna ritrovati nella sua abitazione durante una perquisizione. L'assassino aveva dissimulato l'omicidio, alterando la scena del delitto e facendo in modo che sembrasse una morte accidentale. Primo passo formale anche dal Foreign Office britannico nei confronti dell'Egitto sul caso di Giulio Regeni, giovane italiano ricercatore a Cambridge, massacrato al Cairo. Lo riporta oggi Times. E appunto è intervenuto verso il governo egiziano dicendo di fare chiarezza. Intanto oltre 5.000 tra studenti e docenti provenienti da 19 regioni e 90 città italiane parteciperanno al meeting nazionale per la pace, che è intitolato proprio a Giulio Regeni e alla sua storia di responsabilità. Omar Costantini. Primo passo formale anche dal Foreign Office britannico nei confronti dell'Egitto sul caso di Giulio Regeni, il giovane di Fiumicello, ricercatore a Cambridge, massacrato al Cairo. Lo riporta oggi il Times, precisando che il Ministero degli Esteri di Londra, spinto a intervenire da una petizione promossa in Gran Bretagna in ambienti accademici e firmata finora da 10.000 persone, ha sollecitato alla controparte egiziana un'investigazione completa e trasparente. Mentre dalla lontana e perfida Albione si muovono, con stile British vero, senza tanto tergiversare, da noi si studia la situazione. Complesso di intrecci, interessi di Stato, curve contro curve, un pavé stile Carrefour de l'Arb, dove gli imprevisti sono dietro l'angolo, nascosti e pronti a sbucare senza preavviso. Fuori dai denti, l'Italia non ha nessuna tattica per mettere alle corde l'Egitto sul caso Regeni, come dimostrato ampiamente negli altri precedenti, vedi Cermisse e Marò i più eclatanti. Il governo del Cairo questo lo sa, al coltello dalla parte del manico. Dunque, se non si muovono gli inglesi, sarà difficile arrivare alla verità sulla morte di Giulio Regeni. Allora,
Parliamo ancora del duplice omicidio di Teresa Costanza e Trifone Ragone, avvenuto il 17 di marzo 2015. Voi sapete che siamo veramente alle battute finali, questione di giorni, e poi si andrà al dibattimento. Ma noi abbiamo l'avvocato Nicodemo Gentile, che è difensore di Gianni Ragone, fratello di una delle vittime. Tra l'altro, in questi due minuti, ci spiegherà perché lui, abbiamo visto, abbiamo letto sul quotidiano, Trifone e Teresa erano con ogni probabilità attenzionati sin dal pomeriggio di quel 15, di quel 17 di marzo. Perché Nicodemo ha questa, diciamo, sicurezza? Buonasera innanzitutto, direttore. L'omicidio di Teresa Trifone è senza dubbio un omicidio gravissimo e premeditato, pertanto lo stalker, perché così dobbiamo definire Ruotolo, sicuramente era appostato un po' prima dell'omicidio, perché c'è una dichiarazione di un testimone che ci dice che alle 19.20 circa c'era questa macchina, non dice che c'era ovviamente Ruotolo perché altrimenti il processo era chiuso, però ci dice che c'era un'Audi grigia, lo stesso colore della macchina sua, con un uomo dentro. Abbiamo elementi tecnici che noi stiamo approfondendo, che ci dicono tra l'altro della presenza del Ruotolo, della sua macchina, un po' prima delle ore 17, quindi prima delle 5, nella zona del palazzetto. Quindi noi pensiamo che probabilmente era andato lì per fare anche un sopralluogo. È un omicidio premeditato, su questo non ci piove. È l'unico soggetto con il quale Trifone aveva dei discrezi, sicuramente il Ruotolo non esistono altri, perché Trifone non era un facinoroso, e tra l'altro quel messaggio tirato fuori dalla difesa, che è il riesame, ricordiamoci, ignorato assolutamente. È la voce che va e viene, avvocato. Lo so, ma sento un'interferenza nel telefono. Dicevo, quel messaggio tirato fuori dalla difesa, che il riesame ha assolutamente ignorato, tant'è che il Ruotolo, come giusto che sia, è in carcere e in carcere deve stare, perché Trifone non aveva segni di zigomi rotti. C'è stato un militare che l'ha accompagnato purtroppo il 17 dalla caserma in palestra, e che ci dice che Trifone era integro, era intatto nel viso, non aveva segni particolari. Quindi quel messaggio è soltanto fumo, lascia il tempo che trova, tant'è che, ripeto, è stato assolutamente ignorato dal riesame, che De Plano ha confermato la custodia in carcere. Quindi credo che ci siano tutti gli elementi per far sì che la procura di Pordenone possa mandare a giudizio immediato a Udine il Ruotolo, perché a partire dalla esecuzione dell'ordinanza in carcere la procura ha 180 giorni per chiedere il giudizio immediato cosiddetto custodiale, e quindi noi optiamo, non possiamo noi scegliere, perché noi siamo soltanto persone offese, ma auspichiamo che la procura lo possa fare, perché il quadro indiziario a carico di questo soggetto, di questo Ruotolo, è fortemente indiziario, ma è gravissimo, ed è soprattutto un quadro indiziario che ha una cosa fortissima: non esistono allo Stato ipotesi alternative plausibili, parimenti logiche, parimenti forti come le ipotesi accusatorie. Grazie a Nicodemo Gentile, l'avvocato di Gianni. È sempre gentilissimo, grazie. Grazie veramente all'avvocato Nicodemo Gentile, che lo ricordo è l'avvocato di Gianni Ragone, che è il fratello di Trifone. Allora, rimaniamo in tema, perché 500 tra avvocati e giuristi, in tema di difesa o di accuse, provenienti da tutta Italia per il congresso giuridico che si terrà a Pordenone tra giovedì e sabato. Alberto Commisso. Lo scopo di questa iniziativa, che è un congresso giuridico, è principalmente rivolto alla formazione degli avvocati.
perché ovviamente è importante in questo momento storico che gli avvocati, oltre all'obbligo formativo, ma è anche importante che gli avvocati siano preparati. E poi è un congresso che è aperto anche alla cittadinanza, perché vogliamo che questi eventi, che sono degli eventi formativi molto importanti, è un congresso di quantità perché abbiamo 18 eventi formativi, ma soprattutto di qualità perché abbiamo tra i maggiori civilisti in Italia, voglia contribuire a creare la cultura del diritto anche in questa nostra città. Quanti avvocati giuristi arriveranno a Pordenone? Allora, la presenza di avvocati sono previsti circa 500, principalmente non solo di Pordenone ma anche da altre parti del Triveneto, ma anche da altre parti d'Italia, proprio per la rilevanza e l'importanza di questo nostro congresso. Fra relatori e moderatori saranno ben 64, quindi un numero decisamente importante. Nella giornata di venerdì ci saranno 17 sessioni che si svolgeranno in contemporanea, per cui ognuno sarà libero di scegliere a quale sessione partecipare. La sessione inaugurale si terrà all'auditorium Vendramini, mentre le sessioni del venerdì, le 17 sessioni in contemporanea, si terranno grazie al patrocinio del Comune e al patrocinio della Camera di Commercio nel cosiddetto Salotto Buono della città, quindi in quattro sale, che sono due situate in comune, la Sala Rossa e la Sala Consigliare, che il Comune di Pordenone ha messo a disposizione, Palazzo Montereale Mantica e la Sala Consigliare della Camera di Commercio, messe a disposizione dalla Camera di Commercio che ha appunto patrocinato l'evento, e poi ci sarà l'Auditorium della Regione, anche qui abbiamo avuto il patrocinio della Regione, che ospiterà altri tre eventi. Mondo della politica in lutto, si è spento a Milano, sua città natale, Gian Roberto Casaleggio, fondatore con Beppe Grillo del Movimento 5 Stelle. Chi era Casaleggio? Alessio Conforti. Un politico atipico, un visionario, come amava definirlo Beppe Grillo, cofondatore assieme a lui del Movimento 5 Stelle. Gian Roberto Casaleggio si è spento questa mattina alle 7 a Milano, sua città natale, all'età di 61 anni, a seguito di una lunga malattia, in una camera di degenza dell'Istituto Scientifico Oxologico del capoluogo Meneghino in via Mosè Bianchi. Imprenditore, cofondatore del Movimento Pentastellato, mass mediologo ed esperto del web, Casaleggio ha mosso i suoi i primi passi nell'informatica presso l'Olivetti negli anni 70. In seguito si è messo in proprio e ha fondato in joint venture la Webeg, società di consulenza e comunicazione per grandi aziende. La svolta arriva nel 2004, quando dà vita alla Casaleggio Associati. Nel 2005 l'incontro con Beppe Grillo, Casaleggio crea sul web il blog per raccogliere i fan degli spettacoli del comico genovese e pubblica i suoi libri. Il sito dell'attuale leader del Movimento 5 Stelle diviene il più seguito in Italia ed uno dei primi nel mondo. Nel 2009 insieme a Grillo fonda il Movimento 5 Stelle, il 2013 è l'anno del boom. I pentastellati sono il primo partito più votato in Italia, escluse le circoscrizioni estere, e mandano 109 parlamentari alla Camera e 59 al Senato. Unanime il saluto a Casaleggio da parte del mondo politico e da quello del web, grazie all'hashtag Ciao Gian Roberto, quello stesso mondo che si stringerà attorno ai familiari giovedì 14 aprile per i suoi funerali. Casaleggio ha sempre sostenuto che il movimento dovesse agire dal basso, che dovesse partire dai cittadini, e ci ha creduto fino in fondo. Per questo si è battuto per creare la più grande esperienza politica di democrazia diretta in Europa e forse nel mondo. Solo grazie alle sue intuizioni oggi abbiamo una piattaforma online utilizzata per scrivere le leggi regionali insieme ai cittadini, anche quelli del Friuli Venezia Giulia. Uno strumento che ha partorito anche la legge antimafia, che domani mattina inizia a essere discussa in commissione. Oltre a fare le condoglianze a Davide e a tutti i familiari, non possiamo che ringraziare Gian Roberto Casaleggio per quanto ha fatto e per quanto farà nel nostro paese. Per rispetto non rilasceremo altre dichiarazioni. I portavoce del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Elena Bianchi, Eleonora Frattolin, Ilaria Dalzovo, Cristian Sergo e Andrea Ussai. Il fondatore del Movimento
riusciranno a liberarsi di noi, perché è difficile vincere con chi non si rende male. Grave perdita per il mondo invece del commercio a Pordenone, è mancata Pierina Grassato, era originaria di Treviso, un nome importante per la città. La donna infatti gestiva negli anni 50 il bar alle Alpi, quando ancora si trovava nel vecchio stabile di via Cappuccini a Pordenone. Rimasta vedova molto giovane del marito Attilio Rizzardo, anche lui barista, ha cresciuto i figli Maria Rosa e Claudio. Poi ha assunto la direzione del bar Eden in viale Grigoletti, ora gestito dal nipote. Il Rosario verrà recitato domani e qui rimase per ben 30 anni. 30 anni. Il Rosario verrà recitato domani alle 19 nella chiesa di San Francesco ai Cappuccini, dove giovedì alle 15 saranno celebrate le esequie. Sempre elegante, nonna Pierina non amava rivelare giustamente la sua età e noi la ricordiamo così per sempre, giovanile e sorridente. Torna a riunirsi invece questa settimana il Consiglio regionale con un'unica giornata di lavori d'aula fissata dai capigruppo per domani. L'ordine del giorno di domani prevede al primo punto le question time, qui seguiranno l'esame della proposta di legge per il sostegno alla natalità e la discussione di quattro mozioni: prezzo del latte, sussistenza economica ai produttori di handicap in stato di gravità, nuova AIA per la ferita di Servola e rispetto dei limiti di legge, abolizione tariffe SIAE. Quest'oggi invece l'assessore competente alle autonomie locali Panontin, assieme alla presidente Deborah Seracchiani, si è incontrata con i sindaci della costituenda UTI della Bassa Friulana Occidentale. La dichiarazione. Abbiamo praticamente concluso il giro, questa mattina abbiamo incontrato i sindaci dell'Unione Territoriale della Bassa Friulana Occidentale, un incontro, come devo dire, tutti quelli a cui ho partecipato assolutamente proficuo, ci siamo scambiati opinioni su alcune criticità, anche con i sindaci che non sono d'accordo sulla riforma, ma credo oggettivamente che siamo molto vicini a risolvere tanti dei problemi che sono stati sollevati e anche a spiegare meglio e di più la riforma e anche a scoprire insieme ai sindaci che alcuni dubbi, alcune criticità probabilmente erano in fondate, perché poi la riforma si è saputa riadattare e adattare a quelle che erano alcune istanze del territorio. Quindi un'unione territoriale pronta a partire, devo dire i sindaci sono molto determinati e credo anche che faremo un bel lavoro sul territorio. Partirà anche lì, come in tutte le altre unioni territoriali, il tavolo tecnico proprio per sciogliere tutti i nodi. Andiamo a Udine, perché a Udine ci dovrebbe essere il vicepresidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, pari di Cagnelutti, che saluto. Linea Udine. Buonasera. Pari di Cagnelutti, allora, questo fil rouge continua per quanto riguarda le UTI e in particolare per la Bassa Friulana, che lei in questo caso è direttamente interessato. Ma la narrazione che abbiamo appena sentito mi pare eccessivamente ottimistica, nel senso che la riunione è andata appunto in maniera cordiale, perché è così, non deve essere. Tuttavia i problemi permangono e mi interessa sapere con quali elementi partiranno queste UTI, perché da un lato ci saranno... Saranno i sindaci a decidere quali sono i servizi da mettere insieme, ma da quello che si capisce sarà la programmazione europea, sarà il catasto, saranno situazioni tutto sommato marginali rispetto ad altre che invece sono importanti. Senta, per qualcuno viene fatto il paragone che queste UTI, che sono una novità a livello nazionale, ricorda un po' il 682 Fiat. Però qualcun altro dice attenzione, perché se non fai doppietta grippi la marcia. E così? Ma se lei vuole il mio parere, io ho votato contro, sono contro questa riforma perché è una riforma pasticciata, non produrrà nessun risparmio economico e nessun risparmio burocratico. Non si è voluto affrontare il vero problema, che è quello dei microcomuni. Noi abbiamo la metà dei comuni della regione sotto i 2.000 L'iniziativa di oggi si inserisce all'interno di un'ampia strategia che la regione... importante. Si è voluto a tutti i costi partire ideologicamente sul problema delle province, chiudere le province, perché questo dava il consenso, non dimenticando che le province hanno l'1% della spesa nazionale. Quindi in realtà andavano riviste le province, andavano ridotto il numero delle province,
bisognava ridurre il numero dei consigli provinciali e degli assessori, però di fatto questa riforma non dà nessuna di queste risposte. Alla prossima puntata. Ovviamente le riforme vanno applicate perché sono istituzionali. Ma ne parleremo la prossima volta perché il tempo è terminato. Grazie a Parida Cardialupi, la linea torna a Pordenone al direttore. E gli aerei sorvoleranno invece il Friuli Venezia Giulia, la nostra regione, per il telerilevamento delle coperture contenenti amianto. E anche qui abbiamo le dichiarazioni. L'iniziativa di oggi si inserisce all'interno di un'ampia strategia che la Regione ha messo in campo per gestire e combattere quello che è il problema dell'amianto ancora presente nella nostra Regione. La collaborazione con ARPA e con la Guardia Costiera si sta rivelando assolutamente preziosa, perché con anche l'iniziativa di oggi puntiamo ad avere un quadro conoscitivo ancora più puntuale e più aggiornato di quella che è la presenza dell'amianto in alcune aree della nostra Regione. Oggi noi voleremo con la TR42 che è dotato di un apparato multispettrale per il rilevamento di tutti quegli inquinanti che possono trovarsi sulla superficie e anche sotto l'acqua del mare e lungo le nostre coste. Per cui noi verificheremo effettivamente l'integrità ambientale, e soprattutto perché l'ambiente è un po' la salute dell'uomo e la salute quindi dei cittadini che vivono nella nostra regione dipende dalla salute dell'ambiente. Grazie a questa collaborazione con la Guardia Costiera, che dimostra l'intesa che c'è tra le istituzioni nella nostra regione, noi faremo una serie di voli che consentiranno di individuare la presenza di manufatti in amianto a terra con grande risoluzione di un metro quadro, quindi la possibilità di individuare aree di particolare interesse e potenziale rischio da indagare anche con misura a terra per capire qual è la situazione effettiva di esposizione della popolazione dell'ambiente rispetto al rischio amianto nella nostra regione. Andiamo in Veneto, ci dovrebbe essere l'ospite insieme a Rosario Padovano, prego. Piacere, perché è la prima volta Enrico Zanco, capogruppo di Forza Italia, forse non è la prima volta, comunque sicuramente è la prima volta da quando è stato eletto in consiglio comunale. Comune di Portogruaro che si sta battendo molto per il turismo, anche perché adesso con il nuovo distretto sanitario cambia tutto, Portogruaro è comune capofila, ci sono anche dei manifesti pubblicitari o turistici importanti per il territorio, avete anche speso poche risorse per questo. Buonasera a tutti. L'attuale amministrazione presta la massima attenzione al distretto turistico. Questo distretto turistico è composto da Bibione, col comune di San Michele al Tagliamento, da Caorle e da Portogruaro, con una finalità: cercare di allungare il periodo vacanziero, il periodo turistico nelle nostre zone balneari. In particolar modo cercare di accomunare gli interessi dei turisti che frequentano le spiagge di Bibione e di Caorle con gli aspetti storici, archeologici del nostro entroterra. Quindi la collaborazione anche con Concordia Sagittaria, immagino si riferisse a questo, è fondamentale? Certamente. Infatti il distretto turistico comprenderà senz'altro le zone di i paesi di Concordia, Sagittaria, Sesto al Reghena, perché queste tre zone, Portogruaro, Concordia Sagittaria e Sesto al Reghena, hanno degli aspetti storici, archeologici e anche di attrattiva. Ma Sesto al Reghena è in Friuli? Certamente, però noi abbiamo sempre avuto un legame con Sesto al Reghena. Grazie Enrico Zonta che ci dà appunto questa novità, Sesto al Reghena, che verrà coinvolta dal distretto turistico del Portogruarese, del Veneto orientale anzi, perché si chiama così, il ministro Franceschini ha firmato il decreto pochi giorni fa. Grazie, restituiamo la linea alla redazione centrale. Bene, allora noi andiamo invece a conoscere il tempo e quindi le previsioni del tempo con Marcellino Salvador. Cosa ci riserva la meteorologia, Marcellino?
Buonasera, giornata bella quella di oggi con sole o cielo poco nuvoloso in pianura, qualche nube in più in montagna, specie nel pomeriggio, ma in un contesto tutto sommato buono. 20 gradi di temperatura massima, anche 21 localmente in pianura, più bassa la temperatura massima sulla costa, dove il mare con il suo vento porta temperature un po' più basse, intorno ai 18. Per quanto riguarda domani, variabilità, probabilmente con più sole in genere su pianura e costa e più nubi sui monti, dove dal pomeriggio avremo piogge sparse, forse anche qualche rovescio temporalesco. È possibile che nel pomeriggio sera vi sia qualche isolato temporale anche sulla pedemontana. Temperature massime intorno ai 20 gradi in pianura, 18-19 sulla costa, ancora vento dal mare nel pomeriggio su bassa pianura e costa. Da dire poi che nella notte verso giovedì e giovedì stesso avremo ancora variabilità con rovesci sparsi e forse anche qualche temporale. Questa fase, diciamo, di incertezza del tempo durerà fino a giovedì sera, dopodiché nella notte tra giovedì e venerdì il tempo torna a stabilizzarsi e tendenzialmente per venerdì e sabato avremo generalmente bel tempo su pianura e costa, variabile sui monti dove potrà essere ancora qualche rovescio pomeridiano. Buonasera a tutti. Grazie a Marcellino Salvadori, il nostro tecnico ARPA Osmer. Abbiamo fatto il cambio della guardia, sono subentrato io al posto del direttore che aveva un impegno. Ben ritrovato il nostro ospite, il candidato a sindaco Daniela Giusti, candidato a sindaco per il centro-sinistra di Pordenone. Parliamo di edilizia scolastica. Si è parlato ultimamente di casi di disagio che appunto ci sono all'interno di diversi edifici scolastici a Pordenone. Che proposta avete per quanto riguarda appunto la scuola? Nel nostro programma mettiamo quello che realmente sarà fattibile. Quello che sicuramente sarà il nostro impegno avrà a che fare con l'edilizia scolastica, cioè noi abbiamo scuole che sono mediamente in buone condizioni, però non tutte. L'impegno della messa in sicurezza è prioritario. E a questo proposito lanciamo come coalizione di centro-sinistra una proposta molto forte che ha a che fare con la scuola media di Torre. Noi abbiamo avuto degli incontri con i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi, che sono molto disponibili a un ragionamento complessivo sullo stato di salute dell'edilizia scolastica, e li incontreremo nuovamente perché la situazione della scuola media di Torre, insomma, è una situazione che va presa per mano. Ci piacerà riconsultare i dirigenti scolastici e anche la cittadinanza, in particolare gli abitanti di Torre, perché vogliamo fare la proposta di ragionare su una nuova scuola media, una proposta forte, però la prossima amministrazione comunale dovrà per forza arrivare a una decisione in questo senso, perché tra le varie situazioni dell'edilizia la scuola media di Torre ci preoccupa e ci sentiamo di lanciare una proposta concreta. Giusto, appunto, faccio una domanda su questo argomento. È già difficile di per sé mantenere l'attuale. Come pensate con quali finanziamenti realizzare una nuova scuola? Ci abbiamo ovviamente ragionato, riflettuto, conti alla mano, con un'amministrazione ordinaria e anche con la cessione di mutui. Questo è fattibile. È fattibile se, come noi pensiamo, le priorità devono essere molto chiare. E nella scuola l'edilizia e la fattibilità di Torre lo è sicuramente. Daniela Giusti, grazie come sempre. Adesso grazie. Passiamo al secondo ospite, che Pietro Troppeano, che è componente della lista che vede Ciriani sindaco in pole position. Non parleremo con lui di edilizia scolastica, ma parleremo di come Pordenone dovrà essere rilanciata. Facendo un giro per il centro la settimana scorsa, era fine settimana, sabato, domenica, ho visto una città, benvenuto Pietro, che comunque, grazie, malgrado tutto, pullula comunque, soprattutto nel fine settimana, però non è sufficiente, credo. Che ricetta avete per rilanciare questa città? Grazie, un saluto ai telespettatori. Certamente non è sufficiente. Noi, come lista Ciriani Pordenone Cambia, vogliamo far rientrare Pordenone al suo vero ruolo di leader del territorio, al suo vero ruolo di capoluogo di provincia. Per fare questo dobbiamo renderla innanzitutto più attrattiva e più bella. Quindi più attrattiva e più bella è la nostra ricetta. E questo vuol dire salvaguardare il futuro della nostra città. Ripensare ai giovani. Ripensare ai giovani significa ripensare alla loro formazione, significa ripensare al consorzio universitario, che gli si dia dignità finalmente, che diventi sede staccata universitaria di Udine e non, come lo è adesso, il bancomat di Udine.
ripensare ad esempio a quelli che sono i grandi eventi e potenziarli. Noi abbiamo tantissimi belli e grandi eventi, parlo di Pordenone Legge, parlo di Dedica, parlo naturalmente di Pordenone Pensa, le giornate del cinema muto, eventi che devono essere sicuramente potenziati attraverso un ufficio marketing che possa esportare il brand in tutta Italia, che possa far diventare veramente questi eventi attrattivi per tutti e portare tanta gente in città. Pietro, il candidato a sindaco Muzzini e la sua lista parlano di realizzare un centro commerciale naturale in centro a Pordenone. È fattibile e come vedere questa iniziativa? Ma io direi che il centro di Pordenone deve essere abbellito. Abbellire il centro di Pordenone significa, come abbiamo già detto, pensare alle piazze, pensare a portare dei mercatini anche ecologici, dei mercatini in cui veramente ci sia l'attrazione di tutti, la diversità. Non farsi concorrenza significa riuscire a fare quello che noi vogliamo fare, riuscire a fare un patto con i cittadini, un patto con i commercianti. La nostra lista Ciriani Pordenone Cambia vuole assolutamente preservare la città da quello che sta diventando, cioè vuole essere propositiva verso una città che deve crescere, deve aumentare i suoi 51.000 abitanti ormai fermi da troppi anni. Per questo bene, Pordenone deve cambiare. Grazie. Grazie come sempre Pietro Tropeano, candidato al Consiglio Comunale di Pordenone. Prossimo ospite è Emanuele Loperfido, che invece è in carica come consigliere comunale per il gruppo Fratelli d'Italia. Anche Fratelli d'Italia appoggerà il candidato a sindaco Alessandro Ciriani. Bella notizia di oggi, c'è stata una sorta di conferenza stampa ieri del presidente Mauro Lovisa, il nuovo stadio che Pordenone cerca e che Pordenone muove. Dove sorgerà? Nell'Interporto. Queste sono le intenzioni. Ben ritrovato ad Emanuele Loperfido. Cosa ne lei sembra una sparata dell'ultima ora o è una notizia fondata e che è anche percorribile? Buonasera a tutti. Guardi, la notizia l'ho presa anch'io dai giornali. Sicuramente come Fratelli d'Italia stiamo valutando anche noi quali potrebbero essere le potenzialità di un impianto sportivo che possa fungere non soltanto da luogo di happening calcistici, ma anche per quanto riguarda altre tipologie di happening sportivi o anche grandi eventi che possono essere di carattere musicale o similare. Certo è che non è una priorità, ecco perché è importante che si parli dal punto di vista dell'iniziativa privata, ovvero se il privato dice noi vogliamo investire, l'amministrazione pubblica può soltanto dire vi consigliamo di farlo in questa zona per una determinata serie di motivi che potrebbero essere la viabilità, il fatto dell'equilibrio idrogeologico. Ecco allora che se i presupposti per poterlo fare in quella zona ci sono, per fare in modo che il territorio non ne venga penalizzato dal punto di vista idrogeologico, si può anche pensare ad un'area presso quella zona. Il Botteghi non va più bene, quindi. Ma guardi, io sono un tifosissimo del Pordenone. Lo so, per quello ho fatto anche la domanda. Sono un tifosissimo del Pordenone e da un certo punto di vista mi augurerei che il Botteghi non fosse sufficiente. Però diciamo che in questo momento il pubblico può soltanto dare consigli su dove fare una nuova struttura. Certo è che, insomma, non dovendo esserci una nuova struttura, potrebbe essere fatto in modo che appunto non sia soltanto per il calcio, per fare in modo che Pordenone possa aspirare anche ad avere quei grandi concerti che il Friuli Venezia Giulia sta un po' perdendo. Lei, oltre ad essere un amministratore comunale, è anche un grande tifoso del Pordenone Calcio. Un Pordenone, secondo lei, da Serie B? Guardi, come in tutto è importante il progetto. Il progetto è lungimirante. Hanno messo a capo di questo progetto un allenatore bravissimo, c'è un gruppo che è fenomenale, recupera sempre perché lotta fino all'ultimo, fanno delle sostituzioni, entrano dei nuovi elementi in squadra e quando segnano festeggiano tutti e 18, tutti e 20, saltano uno addosso all'altro. Questo è bellissimo ed è un bellissimo segnale per Pordenone che per cercare di migliorarsi sotto tutti i punti di vista deve fare un lavoro di squadra. Grazie come sempre Emanuele Loperfido. Prossimo ospite, che anche l'ultimo e chiude qui la prima parte del telegiornale Telepordano, è Walter De Bortoli, consigliere comunale in carica per il gruppo di Forza Italia. Si è parlato in questi giorni di UTI, quindi di unioni territoriali intercomunali. Anche Pordenone ovviamente ha la sua linea. De Bortoli, ben ritrovato. La sua posizione in merito alle UTI qual è? Guardi, io provengo dalla riunione stamattina della Unione Provincia Italiana che ho fatto a Udine essendo componente del direttivo e devo dire che ci stiamo preparando a un caos istituzionale nella nostra regione, perché con la creazione delle 18 UTI e con i piani di trasferimento che stiamo facendo oggi per smantellare le province
addirittura si pensava che dovevamo smontare anche la provincia di Udine che cade nel 2018, e dunque già questo è un punto di domanda: cosa potrà succedere? Ecco, noi prevediamo che praticamente, ed era prevedibile, primo, la Regione non ha fatto prima il comparto unico per quanto riguarda i trattamenti economici dei dipendenti, dunque ci troveremo dei dipendenti che si trasferiranno e verranno trasferiti con le competenze dalle province attuali alle UTI, che non sono più 4 come le province, ma saranno 18 UTI, alcune partiranno, altre non potranno partire perché sono dei ricorsi in campo. E dunque, già con 18 UTI su 4 province avremo un'esuberanza di costi fenomenali su questo, perché si crea praticamente una disgregazione territoriale. Addirittura stamattina si diceva che molti hanno fatto dei contratti anche per il calore per 51 comuni nelle scuole eccetera, poi dovranno essere disgregati perché naturalmente le UTI come nella provincia di Pordenone saranno 5. E poi voglio vedere, visto che lei prima si parlava qua della provincia di Pordenone, questo termine non si userà più, sarà l'UTI del Noncello oppure le altre UTI. Ecco, la mia domanda infatti, De Bortoli, era questa: di fatto la provincia, un ente che va in liquidazione, subentrano queste UTI, ma di fatto il danno sarà lo stesso più o meno? Ma il danno non è che sarà un danno, ci sarà un momento istituzionale molto confuso dove personale che opererà nella stessa struttura che opera adesso, però dipende dalla regione. Il personale che rimarrà in carico ancora alle province, non si saprà dove andranno. Un rischio è tangibile che tutte le sedi regionali sono a Udine, maggiormente a Trieste, dunque vedremo il personale dove verrà collocato. Questa è una grande preoccupazione. Bene. Con Walter De Bortoli si chiude qui la primissima parte del telegiornale di Telepordenone di tutto il Nord-Est. Vi lascio con un servizio che ci arriva direttamente dalla Regione, dopodiché, dopo il break pubblicitario, subito linea alle altre redazioni, quella di Udine con Omar Costantini, quella del vicino Veneto con Rosario Padovano. Per quanto mi riguarda è tutto, non cambiate il canale, ci vediamo domani. Sono più di 100 gli eventi in programma da maggio a settembre che la Regione Friuli Venezia Giulia promuoverà finanziandoli o cofinanziandoli con l'Associazione dei Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione per commemorare a 40 anni di distanza il terremoto del 6 maggio 1976 che sconvolse gran parte del Friuli per ripresentarsi drammaticamente anche nel settembre dello stesso anno. Al centro delle iniziative, soprattutto quel modello Friuli, che fu alla base della ricostruzione e che da allora è interpretato come modello di autonomia virtuosa, buona amministrazione, esercizio degli strumenti forniti dallo Statuto Speciale al servizio della comunità, offerto, come ricordato la Presidente della Regione Deborah Serracchiani, a quelle generazioni più giovani che di quegli anni poco conoscono o ricordano, sottolineando nell'essenza valoriale ed etica. Fra gli appuntamenti espositivi storico-culturali, tra gli altri il concerto dell'Orchestra Accademica di Berlino a Gemona il 7 maggio e la mostra Memorie, Arte, Immagini e Parole del Terremoto in Friuli, accanto alla realizzazione di una nuova sala multimediale al Museo Thierry Motus di Venzone, un percorso di rivisitazione dinamica del sisma all'ex cinema Odeon di Udine e il completamento del castello di Coloredo di Montalbano. E già il 3 maggio prossimo a Roma, la Camera dei Deputati, sarà presentato alla Presidente Laura Boldrini il video documentario Suri, realizzato dalle produzioni televisive dell'Agenzia di Stampa della Regione con la collaborazione della RAI. Continua a gentili amiche e amici all'ascolto e in visione la pagina informativa di TPN, come sempre dalla redazione di Udine. Accanto a me già vedete pronto Aldevis Tibaldi, presidente del Comitato per la Vita del Friuli Rurale, ma ne parleremo tra poco con lei per quanto riguarda gli elettrodotti e non solo. Innanzitutto va detto che Santa Caterina, in comune di Pasean di Prato, dunque il famoso passaggio a livello, nella notte tra il 18 e il 19 giugno ci sarà l'eliminazione della sbarra del passaggio a livello lato, diciamo così, da Udine verso
Codroipo sulla ferrovia. Dopo un periodo di 10 giorni con transito a senso unico alternato, poi la nuova viabilità entrerà in pieno esercizio. Per il vicepresidente della provincia di Udine, con delega alla viabilità, Franco Mattiussi, cantiere molto complesso, addirittura d'arrivo, momento storico per la comunità locale. Ricordiamo che insomma entro fine giugno le barriere, le famose barriere che pensate dal 1860 per la precisione, sono lì che si abbassano e si alzano dalla mattina alla sera, andranno, come si dice, in quiescenza, andranno in pensione e dopo 151 anni di onorato servizio il passaggio a livello della progressiva 122esimo chilometro, progressiva 155 della Udine Venezia Mestre andrà in pensione e lascerà spazio finalmente a un sottopasso, pensate, progettato nel 1928, meglio tardi che mai. Tutta Orniano invece, frazione del comune di Basiliano, non ha mancato ieri sera per discutere sul futuro della viabilità all'interno del borgo rurale, affrontando a muso duro lo stesso sindaco di Basiliano, e noi c'eravamo. Il sindaco ha dato le sue ragioni, però le sue ragioni non sono assolutamente condivise con l'opinione del paese di Orniano, il quale capisce che questa scelta creerebbe delle difficoltà sia alle attività sportive, sia alle attività sociali, come anche agli imprenditori che sono in paese. C'è da dire che c'è un piano regolatore che prevede qualcosa per la viabilità, però insomma voi giustamente dite, prima di fare le strade magari consultate bene i cittadini. Esatto, perché io dico sempre, il buon senso prevede sempre che prima si parla con i cittadini, i quali esprimono il loro parere, e a fronte del parere favorevole o contrario il sindaco prende le sue decisioni, ma qui la cosa è successa proprio tutto al contrario, prima sono state prese le decisioni e poi viene convocata la cittadinanza per dare per fare un esito scontato. Ecco, un esito scontato, esatto. Da quello che si è visto questa sera, la comunità è compatta. La comunità questa sera ha dimostrato di essere compatta, bastava solo chiedere di alzare la mano e il sindaco da diverse persone è stato invitato a ritirare questa ordinanza proprio per evitare uno scontro col paese. Preso, come si dice, nell'arena per spiegare un po' quella che è la decisione della sua giunta, una domanda tecnica. Dopo quello che ha ascoltato questa sera, ci sarà eventualmente, non so, una variante in corso d'opera, oppure diciamo il Comune continuerà per la sua strada? Noi abbiamo cercato di fare un ragionamento per raggiungere un obiettivo che era quello di rendere il borgo di Orniano più attrattivo, più vivibile sia per i residenti che per chi viene da fuori. Io sono tuttora convinto che ad Orniano uno ci debba andare perché ha voglia di andare ad Orniano. È evidente però che una serata come questa, in cui tantissime persone evidenziano un disagio, una paura di perdere quello che hanno costruito negli anni, fa riflettere chiunque e certo farà riflettere anche noi. Al netto di questo, sulla richiesta di ritirare il punto, io ritengo che il punto debba essere modificato semmai o debba essere adattato anche a quello che è stato detto, perché ritirare il punto significa rimandare a mai più la risoluzione di un problema che per me è evidente. Come ho detto, su Orniano sono stati investiti tanti soldi, sono stati fatti dei progetti, è un paese cuore anche per iniziative di attrattiva per tutto il comune di Basiliano. E non si può certo pensare di sacrificarlo o di avere una visione parziale, quindi sicuramente faremo le nostre valutazioni e l'essere anche venuto qui, aver sentito le opinioni di tanti è comunque un qualcosa che aiuta a costruire una scelta completa e in qualche modo fatta per l'interesse effettivo di tutti, senza nascondere che c'è un interesse superiore che l'amministrazione vuole perseguire a una prospettiva più ampia. Aldevis Tibaldi, allora restiamo in zona perché da quelle parti non c'è solo il problema della zona traffico limitato, comunque questa sperimentazione che il sindaco di Basiliano, insomma la giunta, ha cercato di attuare per togliere, come si dice, il traffico pesante
da Orniano, però dall'altra parte giustamente i commercianti, ma anche gli stessi residenti. Io premessa, devo anche ringraziare il sindaco di Basiliano, perché rispetto ad altri suoi colleghi almeno ha avuto il coraggio di rispondere, certo, perché lui non sapeva che io arrivavo, perché certo, sono stato chiamato dal comitato organizzatore di questa serata ed è stato molto gentile e ha risposto senza nessun problema davanti alle telecamere. Non tutti lo fanno, va detto la verità. Bravo ragazzo. Molti hanno, come si dice, la coda di paglia, scappano, hanno premura e via dicendo, invece in questo caso va dato atto al sindaco, insomma, di essere stato corretto nei confronti generali e aver risposto chiaramente a questa cosa. Restiamo in zona di Orniano, perché Orniano non ha solo il problema dicevamo, di questa sperimentazione, ma c'è un elettrodotto che è nato in un certo senso da quelle parti, è spuntato come funghi dalla terra, poi c'è stato ricorso al TAR e adesso esattamente non si sa come andrà a finire la situazione. Orniano, che è uno dei più bei borghi del Friuli, è lambito da, non da un elettrodotto, ma dal nuovo elettrodotto più dall'altro elettrodotto riubicato, stranamente. E quindi tutto il paesaggio, tutta la, diciamo, quello che si può vedere dall'abitato è infestato da queste linee che sottraggono il paesaggio alla, insomma, alla vista. Ed è un qualcosa di raccapricciante, cioè certo, bisognerebbe andare lì per rendersene conto. E tanti giri di parole. Questo elettrodotto si poteva fare in un'altra maniera, addirittura certo, o sfruttando il vecchio elettrodotto, sì, perché si sì, poteva continuare a usufruire di quello, oppure, come ieri sera ha sottolineato anche lo stesso primo cittadino, ma altre persone presenti, si poteva sfruttare l'autostrada, magari certo, facendo, perché se negli Stati Uniti o in altre parti d'Europa certo, si trovano le soluzioni, non vedo perché in Italia, chissà perché, bisogna espropriare, dunque, da una parte, chissà perché creare colossi che dopo usufruisce una persona, mentre gli altri non possono nemmeno attaccare la corrente. Ma anche il Piemonte, che ha un elettrodotto appena costruito lungo l'autostrada Torino-Bardonecchia, in condizioni orografiche ben più complesse, ben più ostili, e quindi la cosa è assolutamente fattibile. Poi qualcuno ci racconterà che questo elettrodotto serviva a una nota azienda, una delle importanti, più importanti aziende a livello internazionale. Peccato che ci sarebbe già un Udine Est Re di Puglia che non viene sfruttato, però insomma si sa che in Italia bisogna creare, fare spuntare funghi, fare fruttare i soldi, come si dice. Sì, però vede, perché ormai la terra non dà più niente. Però vede, c'è modo e modo, no? Perché uno, se mi permetta la parola, si certo, sputtana con un'opera di quel tipo, poi non può piangere perché i turisti non vengono o trovano riprovevole un territorio che non garantisce quelle qualità che lei si aspetterebbe. Io vengo da un recente viaggio in Inghilterra e resto completamente ammirato da come loro curano, senza fare nulla di strano, oltretutto, il loro paesaggio. Senta, se la memoria non mi inganna, mi pare che solo i vichinghi sono riusciti a sbarcare in Inghilterra. Sì. Nell'allora Albione, sì, grande sì, Albione. Sì, guardi, devo dire però che ci sono decine di migliaia di giovani friulani certo, in Inghilterra a guadagnarsi un tozzo di pane, dignitosamente. E non vanno solo in Inghilterra, come ha scritto qualcuno, mantenuti dai genitori. No, assolutamente. Lavorano come camerieri, fanno lavori umili, e quindi davvero si meritano il nostro rispetto, la nostra considerazione. Io ho raccolto anche lì le firme, mm-hmm, vede, siamo già a 6.000 mm-hmm, adesioni, a una richiesta ufficiale, formale, rivolta sia ai ministeri, sia alla regione Friuli Venezia certo, Giulia, che ha sostenuto questa vergognosa infrastruttura. E abbiamo raccolto queste firme per chiedere l'interramento lungo l'autostrada, il che darebbe anche un bel vantaggio economico alla finanziaria regionale e darebbe un motivo in più per una gestione sine die dell'autostrada regionale. Insomma, si può fare le cose, ma fatte bene, viene da dire. E guadagnarci anche certo, su. Anche perché, se non sbaglio, mi corregga Tibaldi, mi corregga sempre se io dico qualcosa che non va, la famosa sottocentrale di Santa Maria la Longa, ad esempio, può essere usufruita solo da un utente, no? Ma certo, non solo, ma oltretutto andando a portare l'energia alle acciaierie, che poi è la stessa che attualmente le acciaierie
ricevono dalla linea esistente. C'è quella Udine-Est, esatto. Re di Puglia, perché esatto. Tra l'altro la sottostazione elettrica è esattamente a 500 metri da casa mia. Ma forse qualcuno fa fatica, forse qualche collega fa fatica a muoversi perché il pantano si slitta, insomma, poi c'è il rischio di andare fuori strada, il carro attrezzi non arriva e si perde il posto di lavoro. Grazie a voi, grazie Tibaldi per la sua partecipazione. Rimanga un attimo con noi per ricordare che mercoledì 13 aprile 2016 alle 17 avrà luogo l'inaugurazione della mostra di Pietro Gagliussi, la donazione alla provincia di Udine, presso il Salone del Consiglio di Palazzo Antonini Belgrado, proprio nel capoluogo friulano. Saranno presenti il presidente della provincia Pietro Fontanini e l'assessore alla cultura Francesca Musto, domani, ricordo, alle 17. Ed ora il promo. La nostra rete televisiva intende dare vita ad uno stage per addetti al settore commerciale. I 5 migliori saranno assunti dalla nostra rete per operare nell'intera regione Friuli, Venezia, Giulia e Veneto. Cerchiamo persone ambosesso, con grinta e volontà di operare in un ambiente giovane. Le persone interessate potranno telefonare in orario d'ufficio lasciando le proprie generalità e numero di telefono. Un quadro normativo ad hoc per le scuole di montagna affinché siano fattivamente sostenute nell'importante funzione sociale svolta per lo sviluppo e la crescita dei territori montani. La strada indicata dall'assessore all'istruzione della provincia di Udine, Beppino Govetto, per valorizzare il ruolo delle scuole di montagna, soprattutto in prospettiva futura. Se ne parlerà sabato a Tolmezzo, nella sala convegni della comunità montana della Carnia, dalle 9.30 alle 13.00. Conoscere le prospettive future dell'Università di Udine per quanto riguarda settori importanti per lo sviluppo e la qualità del territorio friulano, come l'ingegneria civile, l'architettura e la tutela dei beni culturali, alla luce della riorganizzazione dell'Ateneo già in vigore che ha portato alla chiusura di alcuni dipartimenti fortemente orientati dal territorio. Su questi argomenti e sulle strategie dell'Ateneo si articolerà l'incontro tra i rappresentanti del Patto per l'Università e il magnifico rettore, professor Alberto Felice De Toni, rettore dell'Università di Udine, che si terrà venerdì 15 aprile a partire dalle 10 nel Salone del Consiglio proprio di Palazzo Belgrado, dunque sede della provincia. Andiamo a chiudere con il nostro secondo ospite, Ernesto Pezzetta. Restiamo innanzitutto a una notizia di sport importante, penso Pezzetta che lei sia contento perché oggi finalmente l'Alabarda è stata salvata, la Triestina, l'asta fallimentare è stata vinta dal gruppo Capitanato, in un certo senso da Mauro Milanese, ex terzino di fascia del Torino e dell'Inter, Triestino Doc. Insomma, la Triestina continuerà finalmente a vivere e riuscirà a finire questo campionato, speriamo in Serie D e che non retroceda, perché altrimenti il calendario sarà tutto ribaltato, e quello che conta, insomma, che l'Alabarda continua a risplendere dal Colle di San Giusto, no? Beh, ho sempre, da friulano Doc, nonostante sia friulano Doc, ho sempre avuto simpatia per la Triestina dai tempi in cui giocava ancora Blason o Mazzero o Petris, quindi stiamo parlando degli anni 50. Al famoso stadio di Valmaura, come si dice. Sì, vecchio Grezza, stadio, per capirsi. Vecchio stadio Valmaura, sì. Mi fa piacere. Bene, noi siamo contenti perché insomma la Triestina è un patrimonio storico, sportivo, non solo, dove sono nati grandi campioni e non solo. Torniamo invece nel capoluogo friulano, dunque torniamo qui nella città di Udine. Senta, parcheggio, piazza Primo Maggio. Beh, aprire, no? A breve sembra che... Senta, i maligni dicono che oltre a portarsi le dotazioni estive nella macchina, bisogna portarsi anche il boccaglio e le pinne. Queste sono i maligni, dico. Beh, non sarebbe una cattiva idea, visti i precedenti, insomma, in cui purtroppo la piazza Primo Maggio è stata... Dalle gomme da neve al gommone, insomma. Sì. A lei piace ironizzare, no, ma non io, sono io che faccio ironia, ma cerco di stare nella realtà, come altre volte ho detto, insomma, no? Tutti ci ricordano dell'alluvione del 98, del 1998, e per cui lascio ai cittadini, a Giove Pluvio, insomma. No, ma lascio ai cittadini ogni valutazione, sapendo che il centrodestra, quel cosiddetto centrodestra, si è sempre opposto. Ecco, questo cosiddetto centrodestra funziona oppure è un po' un cartonato, nel senso che si può utilizzare in base ai giorni? Ma guardi, il vecchio centrodestra, come è stato inteso fino parlo a di Udine, io in generale fino
è stato inteso fino a poco tempo fa, certo, quello non esiste più. È un cantiere, come un cantiere in movimento. Mi pare che a Udine il centrodestra in movimento, permetta, come a Udine il centrodestra come è un cantiere che ricorda la Salerno Reggio Calabria, con tutto rispetto, eh? Iniziano, ma, finiscono, poi tornano a scavare, tornano a mettere, aspettano. Guardi, finché non c'è un cambio, il catrame, manca il catrame. Ma no, finché non ci sarà un cambio generazionale, Ossel vive tranquillo. Secondo me, guardi, il miglior ruolo politico è fare il sindaco di Udine, perché hai un'opposizione che ti lascia lavorare, questo è sicuro. Non tutta, c'è qualcuno che almeno tenta o ha tentato di fare un minimo di opposizione. Effettivamente sì, avrebbe bisogno di più pungoli, ma non è che possiamo inventarci, certo, consiglieri di opposizione così. D'altronde non è che vai in fabbrica al supermercato, al supermercato si compra, sì, il consigliere, volta, di opposizione. Una volta Manzano, non è così che sta, una volta a Manzano c'erano i torni, si metteva su la campionatura e si faceva quanti si voleva, ma adesso purtroppo si trova il Groppt al Mies, si spacca e dot, e questa è la realtà dei fatti. Sì, 2.0, sì, sì, bene, bene. Grazie. Naturalmente dipende anche da che tipo di frese usi. Certo, si vede che c'è ancora il Super HS, non più il video. Grazie a Ernesto Pezzetta per la sua partecipazione, grazie a voi gentili amiche e amici per la visione e l'ascolto. Non cambiate canale, perché dopo i suggerimenti commerciali e l'andamento borsistico, le ultimissime dal Veneto. Per quanto mi riguarda, mandi. Gentili telespettatori, bentrovati dalla redazione di TPN Veneto. Dunque, apriamo il nostro giornale. C'è una notizia dell'ultima ora con l'approvazione della riforma costituzionale che è diventata legge. Ci scrive il ministro Maria Elena Boschi. Sono passati due anni di confronti serrati e durissimi, di battaglie dentro e fuori dall'aula, anni di studio e di impegno da parte di persone valide, preparate e appassionate. Dopo due anni oggi arriva il voto finale per la riforma costituzionale che cambierà il volto delle nostre istituzioni. Ringrazio deputati, senatori e cittadini che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno a questo governo. Insieme a voi abbiamo scritto una pagina importante della storia d'Italia. Quindi il tutto è passato, vedremo se c'è qualche reazione dal Veneto in merito a questa notizia, appunto, dell'ultimo minuto. Il caso di Stefano Borriello si arricchisce di un nuovo capitolo per il giovane portogallese morto in carcere a Pordenone nel 2015 ad appena 29 anni. Si muove il difensore civico dell'associazione Antigone, che ha presentato un esposto in procura. Simona Filippi chiede per conto della famiglia si è fatta luce sul decesso del giovane. Anche perché, insomma, sembra che la strada tracciata sia quella dell'archiviazione, perché il consulente del pubblico ministero rende noto che Stefano sarebbe morto per una banale polmonite batterica. L'intenzione della procura è quella di archiviare tutto? Ce lo chiediamo tutti noi, ma questo esposto molto probabilmente rimescola un po' le carte, per fortuna. Portogruaro, il giorno dopo il comitato I Fiocchi sopra le Gru prosegue il conteggio delle firme che potrebbe superare addirittura quota 4.000. La mobilitazione è stata notevole. Intanto il direttore generale dell'URSS 10, Carlo Bramezza, replica anche un po' duramente all'assessore del comune di Fossalta di Portogruaro, Valeria Moretto, che nel sit-in di ieri lo ha accusato in sostanza di non mantenere le promesse. Cosa era successo? La Moretto aveva ricordato l'episodio in cui alla conferenza dei sindaci di agosto 2015 Bramezza aveva detto il punto nascite riaprirà dopo due mesi. Questo ci è stato spiegato ieri dalla Moretto, che l'ha detto davanti a tutti. Lo sappiamo, il punto nascite dopo due mesi non ha riaperto, anzi è ancora chiuso dall'agosto scorso, quindi in qualche modo questo è uno spunto di polemica. Bramezza però ha replicato così: non approvo le sfilate dei politici. Il consorzio BIM Piave di Treviso, in qualità di ente capofila, e la Regione del Veneto hanno avviato un percorso di collaborazione per aumentare il grado di informatizzazione e digitalizzazione dei processi amministrativi, che avrà significative ricadute per i cittadini. L'intesa è stata presentata oggi nella sede di BIM a San Donato Piave dal vicepresidente della Regione. Presenti il presidente della BIM Piave di Treviso, Luciano Fregonese, della BIM Basso Piave, Valerio Busato. Il vicepresidente veneto ha posto l'accento sull'impegno messo in campo dalla Regione a fianco degli enti locali, codificato nell'Agenzia Digitale del Veneto
offrendo supporto e collaborazione per realizzare progetti che possano aiutare e semplificare la vita ai cittadini. Ancora economia, Sastino di Livenza, recupero edilizio e riqualificazione energetica. Si parlerà di questo in un convegno organizzato per venerdì 15 aprile alle ore 20:30 nella sala consiliare del municipio e promosso da varie associazioni economiche. Titolo della serata è Interventi di ristrutturazione e risparmio energetico. Incentivi 2016. Le associazioni di categoria ti aiutano a riqualificare la tua casa. Preoccupazione e delusione tra i 55 dipendenti della Archiutti S.p.A. per la situazione di stallo in cui la storica azienda di mobili per ufficio versa da più di 2 anni. Siamo a Olmi di San Biagio di Callalta. Una situazione definita come logorante dagli stessi dipendenti, la cui rabbia è esplosa nel corso di un'assemblea sindacale. La società, infatti, era in scadenza naturale al 31 dicembre scorso e i 5 soci, denunciano i lavoratori, non sono riusciti a mettersi d'accordo per garantire un futuro all'azienda e alle maestranze, col risultato che la società è in liquidazione. Le parti sindacali hanno sottoscritto un accordo in provincia di Treviso per garantire la cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività fino alla fine del 2016. Dopodiché il buio, i dipendenti andranno in mobilità. Scuola, bullismo e droga in classe. L'assessore veneto dichiara alleanza tra professori e forze dell'ordine e genitori per recuperare la funzione educativa. Dopo lo stop forzato del 2015 dovuto alla mancata fissazione del valore dei titoli PAC di parte di AGEA, torna quest'anno Insieme per l'Agricoltura, l'IPA, il protocollo d'intesa firmato tra Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura, la AVEPA, e le principali banche, con l'obiettivo di anticipare tramite finanziamenti a condizioni agevolate gli aiuti destinati alle aziende agricole del Veneto che presentano la domanda unica 2016. L'iniziativa, che nel 2014 ha agevolato l'accesso al credito da parte delle aziende agricole immettendo liquidità per oltre 30 milioni di euro, riparte da alcune importanti novità. Importo finanziabile fino al 100% del premio di base, tasso massimo applicabile del 3%, esito della pratica entro 20 giorni, lasciando invariate le altre condizioni, la durata massima di 13 mesi, nessuna spesa istruttoria. Un vigneto dentro l'area esondabile del Soligo, in località La Bella. Siamo a Follina, in provincia di Treviso. Una valle in cui l'acqua del fiume dovrebbe sfogarsi in una sorta di cassa di espansione naturale per evitare di arrivare a valle e causare danni ai centri abitati. E invece, dentro quell'area oggi ci sono le barbatelle di prosecco appena piantate da un produttore locale. L'anomalia ha fatto storcere il naso ai consiglieri di minoranza del comune di Follina, che sul tema hanno depositato un'interpellanza chiedendo al sindaco Mario Collette di fare chiarezza sulla vicenda e sui possibili rischi per la popolazione. Anche il comune però vuole vederci chiaro e ha avviato un procedimento chiedendo maggiore documentazione al viticoltore di La Bella e bloccando i lavori su altri 2000 metri quadrati di ampliamento del sito produttivo. Rimaniamo sempre in tema un pochino, ci spostiamo di qualche chilometro. Le colline del Prosecco, patrimonio mondiale dell'UNESCO, presentata la candidatura ufficiale dell'area di Conegliano e Valdobbiadene. La firma è quella del governatore Luca Zaia. Linea ad Alessio Conforti. È partita da una delle più prestigiose vetrine mondiali come il Vinitaly la candidatura delle colline del Prosecco a patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, un territorio dove si coniugano ambiente e viticoltura di qualità nel cuore della provincia di Treviso. Il via alla corsa verso il riconoscimento internazionale è stato dato dal presidente della regione del Veneto. Il dossier tecnico è chiuso, ha annunciato il governatore. Con la partita UNESCO andiamo a competere al massimo
livello mondiale, convinti di poter vincere, perché proponiamo un sito unico al mondo e valorizziamo non solo la sua straordinaria qualità produttiva, ma anche un ambiente di pregio trattato come tale dai viticoltori. Il Prosecco, citato per la prima volta in un documento scritto nel 1754, è divenuto il prodotto distintivo di quest'area collinare, sintesi di una originale combinazione tra pratica agraria tradizionale e ricerca scientifica applicata, e ad oggi è il vino. Annovera infatti quasi 3.300 viticoltori, 415 vinificatori e oltre 180 case spumantistiche, con quasi 5.500 addetti al seguito. Rientriamo in studio, grazie regia, all'assessore regionale al lavoro. Gli istituti tecnici superiori del comparto agroalimentare vitivinicolo sono una grande risorsa formativa del Veneto. Questa dichiarazione a margine appunto del Vinitaly che dovrebbe concludersi. Chiedo un incontro ai questori del Veneto per ragionare assieme ai dirigenti scolastici sulla presenza e ruolo delle forze dell'ordine a scuola. Così l'assessore all'istruzione e formazione della Regione Veneto ravvisa l'urgente necessità di mettere al centro la missione della scuola la valenza educativa. Alla luce dei dati dell'ultimo rapporto sui giovani condotto dalla Fondazione Toneolo e di recenti fatti di cronaca segnalati, continua l'assessore, non possiamo rimanere indifferenti e silenti se uno studente su 5 a scuola è testimone di atti di bullismo, se uno su 8 assiste a consumo e spaccio di droga in ambienti scolastici e se quasi uno su 4 ha assistito ad atti di prevaricazione tra gli alunni e in alcuni casi purtroppo anche da parte di docenti e dirigenti. Con un'interrogazione a risposta scritta, il consigliere regionale del PD Andrea Zanoni interviene a seguito della decisione presa dall'assessore regionale Veneto ai trasporti di disporre il progressivo ritiro di 3 convogli ATR 220 Swing in servizio da un mese sulla tratta Conegliano-Belluno per le necessarie verifiche a seguito della segnalazione di Trevitalia, dove potrebbero esserci difetti presenti nei telai dei carrelli realizzati da una società polacca, la Pesa, e circolanti anche in altre regioni italiane oltre il Veneto. Di questo fatto abbiamo parlato nel telegiornale di ieri sera. Oggi l'interrogazione di Zanoni che dice: oltre a questi convogli dovrebbero entrare in servizio, rivela, altri 4 nuovi treni sulle tratte da Conegliano, Belluno, Montebelluno e fino a Padova, grazie agli investimenti previsti nella proroga del contratto di servizio tra Trenitalia e Regione del Veneto per un importo complessivo di 28 milioni di euro. Avete capito bene, 28 milioni di euro. E poi la Swing doveva dal 10 aprile essere utilizzato per un nuovissimo servizio tra Belluno e Padova, assicurando il collegamento con le prime frecce per Roma e Milano e il ritorno a Belluno alle 23:25 con partenza da Padova alle 21:25, conclude Zanoni. Si terranno il 3 luglio prossimo le primarie congresso del Partito Democratico Veneto, che dovranno eleggere il nuovo segretario regionale. Lo ha deciso l'assemblea del partito riunitasi a Padova, che si è così sciolta approvando per acclamazione il dispositivo predisposto dal segretario uscente Roger Demenek. Azione governativa della Lega Nord in Veneto. Abbiamo avvicinato il segretario nazionale del Carroccio, Tony Darè. Sentiamo che cosa ci ha detto. Segretario nazionale della Lega Nord e Lega Veneta, come sta sviluppando l'azione amministrativa la Lega in Veneto? Ma noi cerchiamo di occupare tutte il più possibile le amministrazioni comuni per fare una squadra territoriale del Veneto molto molto importante, come d'altra parte ho fatto a Treviso quando ero segretario provinciale. La prima risposta che si può dare ai cittadini è sicuramente data dal sindaco con la sua amministrazione. E la differenza tra un sindaco del centro-destra e un sindaco della Lega o del centro-sinistra la si vede. Del telegiornale, una comunicazione che do anche alla regia centrale. La nostra rete televisiva intende dare vita a uno stage
per addetti al settore commerciale. I 5 migliori saranno assunti dalla nostra rete per operare nell'intera regione Friuli Venezia Giulia e in Veneto. Cerchiamo persone ambo sesso con grinta e volontà di operare in un ambiente giovane. Le persone interessate potranno telefonare in orario ufficio lasciando le proprie generalità e numero di telefono e potete inviare, attenzione, anche una email al nostro indirizzo telematico telepordenone, tutto attaccato, chiocciola, iol, Italia, Otranto, Livorno, .it. Ripetiamo l'indirizzo email per mandare un curriculum, telepordenone, tutto attaccato, chiocciola, iol.it. Cambiamo argomento, sarà intitolato sabato mattina Vigor Bovolenta, il campione di pallavolo scomparso il 24 marzo 2012 all'età di 37 anni per un malore durante una partita del campionato maschile di Serie B2, e, il piazzale interno al Palacosta, siamo a Ravenna, teatro di tante sue imprese sportive. Alla cerimonia, si legge in una nota dell'amministrazione ravennate, interverrà il sindaco Fabrizio Matteucci e sarà anche l'occasione per festeggiare una squadra di Under 14 che ha vinto un campionato. Vigor Bovolenta era della zona di Taglio di Po, in provincia di Rovigo. Chiudiamo con un'ordinanza che riguarda Portogruaro. È stata predisposta per indicare un divieto di sosta sulle strade per domenica 17 aprile dalle 9.14, quando si disputerà la settima edizione del trofeo Valle Zeniago di mountain bike. Non si potrà dunque parcheggiare in via San Giacomo, in via Barchiata, via Gardissere, via Nogaredo. Divieto di transito lungo tutto il percorso di gara. Era questa la nostra ultima notizia dalla redazione di TPN Veneto. Io vi ringrazio, gentili telespettatori, il nostro telegiornale si conclude qui. Linea subito alle previsioni del meteo e poi alla regia centrale e al break. Grazie a tutti voi, signori telespettatori. Arrivederci. Mercoledì. Tempo variabile con spazi di sereno più presenti fino al mattino in pianura e a densamente nuvolosi un po' più diffusi dal pomeriggio sulle zone centro-settentrionali. Nelle ore più fresche non si esclude qualche parziale riduzione della visibilità in pianura e nelle valli. Precipitazioni. Probabilità da medio-bassa 25-50% a medio-alta 50-75% per fenomeni prevalentemente modesti salvo occasionali rovesci. Comunque un po' più diffusi nelle ore pomeridiane sulle zone centro-settentrionali. Temperature, minime in contenuto aumento, le massime in montagna subiranno un calo al più moderato, in pianura contenute variazioni di carattere locale. Venti, in quota all'inizio tesi da sud-ovest, specie sulle prealpi, poi in attenuazione, in rotazione dai quadranti nord-occidentali a fine giornata. Altrove saranno di direzione variabile, generalmente deboli nelle valli, a tratti deboli e a tratti moderati in pianura. Mare poco mosso.